Dal 1970 in tutto il mondo il 22 aprile è la festa della Terra. Scopo dell'evento è sensibilizzare la popolazione mondiale alla conservazione delle risorse naturali del nostro pianeta e per l'edizione 2012 Earth Day Italia ha deciso di portare il cuore del proprio impegno a Napoli con un grande concerto presentato da Serena Dandini che si è svolto al Pala Partenope. Sul palco l'ospite internazionale di quest'anno è stata la cantante di origine indonesiana Anggun. A inaugurare il concerto è stato il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che prima di salire sul palco ha incontrato alcuni manifestanti radunati all'ingresso del Pala Partenope che protestavano contro l'ipotesi di apertura di una nuova discarica nella zona del Castagnaro a Quarto. Noi siamo impegnati insieme a fare in modo che Napoli diventi un simbolo dell'ambiente e della bellezza. Napoli è una delle più belle città del mondo e perciò credo che ce la faremo tranquillamente. Stiamo cercando di affrontare tutti i problemi, sappiamo che ce n'erano moltissimi. Direi che ci siamo presi 6 mesi di tempo anche con la Commissione europea. Fra qualche mese, due mesi e mezzo, faremo il punto e vi diremo a che punto siamo arrivati. Però se vi guardate un attimo indietro e vedete com'è Napoli oggi, forse una risposta ce l'avete già. A fare gli onori di casa è il sindaco Luigi De Magistris, mentre sul palco con la cantante indonesiana almeno una quarantina di artisti che aderiscono a Rezophonic, progetto musicale e sociale nato nel 2006, i cui ricavati all'AMREF vengono utilizzati per la realizzazione di pozzi d'acqua tra Kenya e Tanzania. Noi siamo molto contenti che Earth Day ha deciso di fare a Napoli questo evento, quindi ringrazio l'organizzazione, ringrazio la FAO, ringrazio il Ministro per le parole che ha detto e per la sua presenza oggi a Napoli e testimonia che insieme le istituzioni stanno facendo un grande lavoro in un momento difficile, governo, regione, provincia, comune, con la collaborazione dei cittadini. In questo modo si affrontano anche le crisi più dure. Io mi auguro, ecco questa è la sfida, che come si diceva prima Napoli fra un po' di anni possa essere anche da esempio. È stato da esempio negativo nel passato e con la collaborazione di tutti sarà un esempio positivo nei prossimi anni.